Buonasera, grazie delle belle parole. Finalmente un altro Lorenzo in questo posto, dopo 500 anni, Matteo. Ci voleva, dai, il ricambio generazionale, no? Quello, si parla tanto di ricambio. Allora, io parlerò di... hanno detto che non bisogna parlare di sé a TED, giustamente. Io sono un fan di TED, vi ringrazio per avermi invitato perché sono veramente un fan. L'ho scoperto quando, cioè, in Italia nessuno lo conosceva, lo facevo vedere ai miei amici e spesso la sera mi metto con il computer sulle ginocchia, sul divano, a guardare gli speech, perché a parte che si fa pratica con l'inglese, ma poi si fa pratica anche con l'energia, con le visioni. Dunque, faremo un giro nelle montagne russe, perché 18 minuti per una canzone sono un'infinità, però insomma per parlarci della vita sono veramente, veramente pochi. E visto che appunto io so che per tradizione a TED non bisogna parlare di sé, inizierei con una fotografia di me da bambino. E questo sono io. E partirei dai desideri che avevo negli anni 70. Questo avrò avuto 10 anni più o meno qui, e questo era il mio più grande desiderio, era la Saltafoss, una bici da cross, che poi non sono mai riuscito in realtà a farmi regalare, però quello spazio che c'era tra me e la Saltafoss, quel fosso che c'era tra me e la Saltafoss, rimane ancora la più grande fonte di energia e anche di ottimismo in qualche modo, perché c'è sempre una bicicletta da cross che immagino aspettarmi al di là di qualche avventura. Oggi vi parlerò di una tecnica per rafforzare quella linea di resistenza di cui si parlava prima, perché l'ottimismo, se esiste, non è semplicemente un lasciarsi andare alle cose, ma è un lottare spesso contro le cose, è una forma di lotta, è una forma proprio di impegno, perché i motivi per essere opposti all'ottimismo ce ne sono tanti quanti sono i motivi per essere ottimisti. Quindi io sgomberei subito il campo dalla parola ottimismo e farei largo a un'altra parola che mi piace di più, che è un sinonimo per me di ottimismo, che è vitalità. A me interessa la vitalità delle cose, mi interessa la vita che c'è nelle cose e la promessa di vita che c'è nelle cose. E in questo senso la promessa di vita che c'è nelle cose non è mai o quasi mai evidente al primo sguardo, e quindi il lavoro sta proprio nel cercare di individuarla. E una delle tecniche che io utilizzo sin da quando desideravo questa bicicletta è, io la chiamo la tecnica, la ricerca dell'effetto Bruce Lee. Questo è Bruce Lee. Bruce Lee è un grande eroe del cinema d'azione di quando noi eravamo bambini, era un genio del kung fu e delle arti marziali. Cos'è l'effetto Bruce Lee? L'effetto Bruce Lee è quello che si otteneva quando si andava al cinema, quando si era a Cortona, si andava al Signorelli, che davano i film di Bruce Lee, a Roma c'era anche una sala parrocchiale dove andavo a vederli i film di Bruce Lee. L'effetto Bruce Lee è quello che si otteneva dopo aver visto questo tipo di scena. Io l'ho scaricata da YouTube ieri sera. Attenzione. Ok, Renzi, hai visto? A proposito, l'effetto... Ti consiglio dei film di Bruce Lee, te li presto anche dei DVD. L'effetto Bruce Lee è quello, no? Che poi vai a vedere un film del genere da ragazzino a 7-8 anni, esci dal cinema e cominci a prendere a calci i tuoi amici, ti senti molto forte, arrivi a casa, non so, la mamma ti dice lavati le orecchie, e tu dici, a me mi dice, pensi, lavati le orecchie a Bruce Lee, cioè a uno che... Quindi l'effetto Bruce Lee poi non svanisce, rimane per dei giorni, ed è quella sensazione che ti fa essere... ti fa camminare un po' leggero nell'esistenza, no? Ti dà quella spinta, si prendono anche a calci
dei lampioni senza romperli o degli amici. Quindi è proprio questo effetto Bruce Lee che poi nella vita cambia. Io adesso non è che mi carico guardando i film di Bruce Lee, anche se ogni tanto me li riguardo volentieri. E perché vi parlo dell'effetto Bruce Lee? Perché credo che l'ottimismo, la vitalità abbia bisogno continuo di essere alimentata. Non è una caratteristica che poi rimane così immutabile per la vita. Per esempio, andando indietro rispetto a Bruce Lee di una decina d'anni, vado nel mio campo, la musica, 1958, l'Italia si ricostruisce, va verso gli anni 60, sono anni chiave, anni in cui le cose possono prendere una piega piuttosto che un'altra, l'Italia può diventare, che ne so, in quegli anni poteva anche diventare un paese comunista, oppure poteva diventare qualsiasi cosa, no? Erano anni chiave, chissà un po' la storia, insomma io non c'ero in quegli anni, però arriva una canzone. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Guardate lui. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, bellissima, eh? Cantare. Quando uscì questa canzone io non ero nato, ma il mio babbo era nato e i nostri genitori erano nati, e io spesso penso a lui in macchina. Si era comprato credo si fosse comprato con i primi stipendi una piccola utilitaria, e aveva una radio. La potenza di questa canzone in quegli anni, la potenza di un'Italia che riparte e che per ripartire ha bisogno dell'effetto Bruce Lee, ha bisogno di un uomo che rompe gli schemi, che sale su un palcoscenico, allarga semplicemente le braccia e canta e dice questa parola, volare, no? Questo è quello che io intendo per effetto Bruce Lee. Andiamo avanti. Motivi per alimentare questa vitalità: la ricerca, la scienza, il progresso scientifico. Questo è l'acceleratore di particelle del CERN di Ginevra, quello del tunnel della Gelmini. Questo è l'inizio, l'ingresso del tunnel della Gelmini in pratica. Però è bellissimo, no? Anche proprio esteticamente, insomma, queste sono le storie, la storia di Esaù e Giacobbe, una storia che vi consiglio di andare a rileggere, perché non tutto va come sembra che debba andare, no? Esaù in realtà è il primogenito, no? Però Giacobbe gli frega la primogenitura e in qualche modo Dio premia la volontà di Giacobbe, perché è quello che vuole di più, perché Dio un conto è la legge, ma un conto è la volontà, e quindi lui premia la volontà di Giacobbe e dice no, Esaù è il primogenito, ma Giacobbe vuole di più questa primogenitura e quindi va a lui. È una bella storia questa qua. I viaggi sono importantissimi. Io la prima cosa che dico quando incontro dei ragazzini giovani, dico ragazzi partite in qualsiasi modo, andate a vedere il mondo, è fondamentale. Qua ero 2 anni fa nel Caucaso, aprire gli occhi. Qua ero in Iran e mi sono accorto che sotto quei vestiti neri le ragazze spesso indossano queste cose qua, è pieno di negozi dentro i bazar che vendono queste cose, ed è, insomma, mi ha fatto riflettere questa cosa. Adesso, questo è Gutenberg, a proposito di, ho fatto una ricerca in internet di cose che alimentano il mio senso dell'ottimismo. Questo è un pittore che ha dipinto tutti gli Uffizi dentro un solo quadro, non è male, no? L'arte, questa l'ho girata col mio telefonino al Louvre, è un'immagine, insomma, che ho contemplato per la sua bellezza, l'arte contemporanea, l'arte, questo è Pontormo, che qui a Firenze è un quadro di una bellezza incredibile, guardate il rosa di questa pelle qua sotto, che bello, questa è arte contemporanea. Imparare a suonare uno strumento, si può fare mica solo da giovani, si può andare avanti tutta la vita, non è detto che poi si arrivi a suonare come lui, ma è comunque la musica è una compagna di viaggio incredibile. Questa è una cosa che volevo far vedere al sindaco, ma anche a tutti voi. A Teheran, in un parco cittadino, c'è un busto di Dante, e la poesia, no? C'è un busto di Dante proprio a Teheran. La poesia è un linguaggio universale, e leggere una poesia anche usciti dalla scuola sembra una follia, invece è una cosa che io ho trovato, cerco di fare spesso, e
a volte mi serve, mi ispira. L'immaginazione, questa è un'immagine del 1935, guardate, dove si cominciò a pensare alla possibilità di catturare l'energia del sole. Questa è la Bindi che fa palestra. No, è una signora che continua ad allenarsi, no? Perché l'allenamento bisogna andare avanti sempre a farlo. L'architettura, ogni volta che in una città vedo delle architetture moderne, mi emoziono, perché mi danno l'idea. Pensa a un ragazzo che nasce, una volta un signore brasiliano mi disse una cosa molto bella, parlavamo di architettura, mi disse: ma non ti vergogni di vivere in una città dove ha queste, eravamo a Rio de Janeiro, dove ha queste architetture bellissime, futuristiche, a pochi metri dalle favelas? E lui mi disse: no, perché un ragazzino delle favelas, vedendo queste architetture, potrà desiderare un giorno di andarci a vivere lì. E invece, se non gliele fai vedere, penserà che la sua unica condizione possibile sia quella. E mi convinse con questa cosa. L'architettura moderna a suo tempo, che era moderna allora, rimane moderna sempre. E la danza, vi consiglio, per motivare e per alimentare la vostra vitalità, di ballare davanti allo specchio a volte a casa, volume alto, a palla, ogni tipo di danza va bene, il tip tap, la break dance, il liscio. I concerti, io non reputo valido e utile un concerto se uscendo non mi viene voglia, non so, di chiamare il mio babbo per fargli un saluto e dirgli che gli voglio bene, di pensare che il mondo sia un luogo meraviglioso. A quello servono i concerti, no? A fare pubblicità alla vita, al mondo. E quindi mi piace andare ai concerti e mi piace anche farli. Questo è un mio concerto. Questo è un altro modo di alzare il braccio verso il cielo. È proprio una ragazza araba che ha deciso di cambiare la propria vita e di alzare la propria voce, ed è stata una reazione a catena questa cosa, no? Guardate che cosa sta succedendo. Questa è una ruota, penso sempre a quello che portò questa ruota a farla vedere all'anziano della grotta, no? E quello gli disse: ma che cazzo di idea è questa qua? Ma è probabile, no? Gli disse: è pesante, che ci fai? Cos'è? Al collo, te la appendi al collo, è pesantissima. No? E lui disse: no, ma secondo me ci si può fare qualcosa di utile con questa cosa. E infatti guarda dove è arrivato il tipo. È partito da qui e è arrivato qua. I social network, sono un fan dei social network, io trovo che dimostrino l'evidenza fondamentale di oggi, ovvero che abbiamo più possibilità di conoscere. Nel mondo c'è più ricchezza di prima, nel mondo ci sono più connessioni, ci sono più speranze, non ce ne sono di meno. Sempre motivi per essere ottimisti: il corpo di una donna, l'amore, i rapporti tra le persone. Guardate che belle queste immagini. E questa però è la verità, poi alla fine è così che poi questa mi piace molto questa immagine, perché è proprio così. Ok, chi è lui? Mr. Magoo. Mr. Magoo è un mio idolo, è un mio punto di riferimento ideologico e filosofico. E partendo da Mr. Magoo, andate poi su YouTube, su internet a cercare perché è il mio punto di riferimento. Passerei a un altro mio punto di riferimento: Braccio di Ferro e Pisellino. Lui porta a spasso Pisellino, non si accorge che Pisellino è uscito dalla culla, dalla carrozzina. Guardate cosa fa Pisellino, si mette nei guai, ma in realtà non si mette nei guai. Lui non si accorge di niente. Questo per dire che un conto che la consapevolezza è un grande valore, ma anche l'inconsapevolezza può essere altrettanto un grande valore, ovvero il gettarsi nelle cose senza pensare che c'è questa cosa sopra, qualcuno che ci controlla. Se uno va un po' per i fatti suoi, alla fine l'elefante fa così, ma poi magicamente può anche succedere che non ti becca. E se ti becca,
ti fa secco, per cui non puoi neanche lamentarti. Io sono di un ottimismo catastrofico, che poi è la riattualizzazione in forma estrema dell'idea gramsciana, che poi non era nemmeno di Gramsci, era un prestito a sua volta, pessimismo della ragione, che secondo me deve essere assolutamente radicale, ma ottimismo della volontà, anzi, quanto più la situazione è disperata, l'ottimismo deve rinforzarsi per cercare al possibile di rimediare e lottare fino in fondo. Insomma, non è un eroico morire in piedi, perché non è questo il problema, non è individuale, ma collaborare a riparare per quanto possibile, per quella minima parte che ciascuno può, alla catastrofe che secondo me è piuttosto imminente. Qua cercavo un supporto filosofico autorevole, anche poetico. Sanguinetti, grande poeta, ha mancato l'anno scorso, e questo suo discorso sull'ottimismo, insomma, mi fa pensare che non è una speranza vuota, insomma, è vero, l'ottimismo è una forma di lotta. L'aspettativa di vita nel mondo, guardate un po', dall'anno 0 all'anno 2000, guardate che impennata che fa intorno al 1900. Questi sono fatti, ragazzi, parliamo di cose serie. 200.000 nuove infezioni nei bambini, infezioni di HIV, di HIV sono state evitate grazie alle campagne di sensibilizzazione e alle campagne di raggiungimento del Millennium Goal. Questi sono fatti, si dice che queste cose non servono a niente, non è vero, questi sono fatti, non sono chiacchiere. L'87% delle persone nel mondo oggi ha abbastanza cibo da mangiare e conduce vite, come si dice, sane, contro il 76% del 1970. Anche questo tutto grazie al lavoro di cooperazione, alle donazioni, alle campagne in questo senso. Questo rispetto al morbillo, parla di morbillo, grazie alle vaccinazioni il 78% dei bambini nel mondo oggi in più rispetto al passato possono evitare di prendere morbillo. Queste sono cose. Andiamo avanti. Don Abbondio, adesso vi metto a confronto due figure del carattere italiano, Don Abbondio e Pinocchio. Don Abbondio con i bravi, quando incontra i bravi che fa? Si caga sotto, ha una paura micidiale, torna indietro, diventa comunque uno strumento del destino, perché poi alla fine sposerà lui Renzo Lucia, ma da un punto di vista del percorso del personaggio lui rimarrà immutato, nella sua vita non succede nulla, giusto? Fa succedere delle cose, ma nella sua vita non succede nulla. Invece Pinocchio, quando incontra il corrispettivo dei bravi, il gatto e la volpe, si getta nelle loro mani, si fida. Gli piace questa cosa, c'è qualcosa che gli piace. Certo, la pagherà cara, perché dovrà finire in galera, sarà costretto a fuggire, si confronterà con il tradimento, passerà attraverso la forma animale, addirittura, si getterà nel mare in tempesta, ma alla fine diventerà un bambino vero e incontrerà il suo babbo, e ritroverà il suo babbo e si unirà a lui. E questo è un altro modo di essere, è un altro personaggio italiano, no? Don Abbondio e Pinocchio. Si può essere Don Abbondio e si può essere Pinocchio. Io ho sempre pensato di voler essere Pinocchio, magari sono anche un po' Don Abbondio, chiaramente i personaggi ce li portiamo tutti dentro. Bene, e questo l'ho trovato ieri sera in rete, mi piaceva. Tecnicamente il bicchiere è sempre pieno. Questo è importante dirlo. Inoltre, ho scattato questa foto, porco cane, proprio mezz'ora dopo, e quindi dobbiamo continuare a cercare. Mi dispiace, ragazzi, non ce la possiamo fare. Questo è un bel segnale che potremmo mettere nelle porte del comune, delle scuole, no? Invece dell'uscita di emergenza, no, non è male. Un gattino fa sempre piacere vederlo, specialmente se mette i dischi, vero, no? La foto di un gattino alla fine funziona sempre. Andiamo avanti, ci siamo quasi, sono quasi arrivato alla fine, non so che punto sono, mi sono perso. Quanto manca? Oh, porco cane, siamo arrivati, basta. Allora ho quasi finito. Volevo farvi sentire Rossini. Questa era la musica pop dell'inizio dell'Ottocento. La musica.
I got a feeling that tonight is gonna be alright. Ho la sensazione che questa sera sarà una bella sera. Non è una verità, ma è un modo per dirci delle cose, insomma. Voglio salutarvi con un'ultima cosa, con un ultimo consiglio che do prima di tutto a me stesso, di un consiglio che in questa stanza qui dette un grandissimo qualche anno fa, un mio amico, un grande, Tiziano Terzani. Lui diceva: iniziamo la giornata con una bella risata. Quindi oggi siamo a metà giornata e guardate che bella questa cosa che ho trovato in internet, è bellissima. Questo è un grande attore toscano, ma in questo momento non sta recitando. E io questo ogni volta che c'è qualcuno triste, amico mio, gli mando via mail questo video e spesso succede qualcosa. Ve lo faccio vedere anche a voi. Come tu ti chiami? E lei appunto, lei disse: mi chiamo come il nome di un fiore. Sì. Faceva lui Giro. Dice, Giro. Asfodela, sì. Tulipana. E dice: no. Artensia. Orchidea. Margherita, tutto. Dio, ma no. Allora gli disse da ultimo: porca, tu ti chiami la mia Pisciana. Oh no. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Vi ho fatto vedere questo pezzetto di Louis Armstrong, che è nato in una famiglia poverissima del sud dell'America, perché nell'ottimismo in realtà c'è un seme di struggimento, perché l'ottimismo non vuol dire evitare il senso del tragico, ma affrontare il tragico con un altro atteggiamento, semplicemente. Ma il senso del tragico ce lo portiamo sempre in tasca, o perlomeno io cerco di fare sempre così. Per questo che ridere diventa più bello, credere diventa più bello, crederci diventa più bello, costruire diventa più bello, anche perché in fondo alla strada c'è questa certezza che moriremo, no? E questa cosa rende tutto, non so perché qua si entra nel campo del mistero, più interessante. Questa è l'onda di Hokusai, una delle immagini più potenti del mondo. Si parla molto di vecchi e giovani in Italia, ricambio generazionale. Guardate Hokusai, il grande pittore giapponese, cosa disse a 89 anni. Se il cielo mi concedesse altri 5 anni, diventerei un grande pittore. E lui è uno dei più grandi pittori, no? Guardate questa immagine, stampata su miliardi di magliette. Vi lascio con un'altra frase e poi vi saluto. Ho impiegato 4 anni per imparare a dipingere come Raffaello e tutta una vita per riuscire a dipingere come un bambino. Picasso. Manca una sola foto che per me però è la più importante in questa sala, di fronte a voi, di fronte al futuro che ci aspetta e con il passato che abbiamo alle spalle. È questa. Il primo articolo della nostra Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Senza il lavoro non ci può essere ottimismo, non ci può essere innovazione, non ci può essere niente. Per cui l'unica vera cosa che chiediamo alla politica, c'è qua il sindaco Renzi che ha giustamente grandi sogni e grande voglia di impegnarsi. Il punto è il lavoro. Il punto è il lavoro. Io ho sempre pensato al lavoro non come qualcosa che ti viene dato, ma come qualcosa che dai. E non come un'opportunità che ti viene offerta, ma come un'opportunità che ti cerchi, come una strada che ti costruisci.
chiaramente queste due cose si devono incontrare a metà. E il punto chiave del nostro paese in questo momento rimane questo. Se noi riusciamo a discutere su questo punto e a capire dove andare rispetto a questo tema, abbiamo risolto una bella parte di tutti i nostri problemi. Grazie a tutti, grazie a Ted, buona fortuna. Grazie.